Ciao Makers e bentornati su Ziorso, il canale dedicato al fai da te. Oggi voglio parlarvi della troncatrice circolare per metalli della Parkside. Ci sono cascato di nuovo. Vuoi per il prezzo vantaggioso, vuoi per la necessità, vuoi per la coincidenza di averlo trovato in vendita, in offerta, proprio nel momento in cui ne avevo bisogno. Ho comprato di nuovo un attrezzo della Parkside. In questo periodo c'è fermento qui nel laboratorio, infatti sto sistemando tutta una parete che sarà dedicata allo stoccaggio del materiale. Sto facendo il soppalco, ma sto anche progettando dei lavori fatti sia con legno che con ferro. E progettando queste cose qui mi sono reso conto della mancanza di un attrezzo qui nel laboratorio per il taglio del metallo. Mi sono messo subito alla ricerca di un elettroutensile, di un attrezzo che facesse al mio caso. Ho visto diversi modelli di seghe a nastro per metallo, alcune molto interessanti che le trovate qui in descrizione se vi interessa l'argomento. Però, come sapete, qui nel laboratorio io faccio più lavorazione di legno che di metallo e quindi non ero molto propenso ad investire una somma di minimo 300 euro per un attrezzo che poi non avrei usato molto, molto di frequente. Mi è venuto in aiuto il mio amico Alessio di Worker Corner e mi ha fatto notare che alla Lidl avrebbero messo in offerta questa troncatrice qui e che probabilmente avrebbe risolto il mio problema. Inizialmente non ero molto convinto di acquistarla, infatti avrei preferito magari una troncatrice tipo la Evolution. Trovate il link qui in descrizione se vi interessa capire di cosa si tratta. Però più passava il tempo, più mi rendevo conto che forse questa troncatrice avrebbe risolto il mio problema. Anche ora che l'ho acquistato, non sono completamente convinto di questa troncatrice. Però, che dire, facciamo l'unboxing, facciamo qualche prova di taglio e poi decidiamo, vediamo insieme se tenerlo in laboratorio oppure se avvalermi del reso e riportarlo indietro. Come vedete, non l'ho ancora aperta, lo faccio adesso con voi, ma già dalla confezione si capiscono diverse cose di questa sega. Infatti ha un cavo di 2 metri e se guardiamo la descrizione ci rendiamo conto che ha una potenza di 1280 watt e un numero di giri nominale a vuoto 7700 giri al minuto. La capacità nominale di taglio quando il disco è completamente nuovo è di 180 mm, quindi 18 centimetri. Ha una filettatura M8, l'angolo di taglio è compreso tra i 0 e i 45 gradi. La massima profondità di taglio è di 50 mm, quindi non taglia per tutta l'escursione della lama. E all'interno della confezione sono incluse anche due chiavi a brugola per il cambio del disco. Vediamo cosa c'è nella confezione. Apriamo la nostra scatola. Eccola qui. Le due brugoline e il manuale delle istruzioni. Eccolo qui. Questo è il corpo macchina. È bello pesante. Non me l'aspettavo. Da come si vede c'è un meccanismo che serve per tenere sempre abbassata la lama, che è questo qui. Tirandolo via, la lama si rilascia. C'è un carter protettivo per quanto riguarda la lama. Abbassando la lama, la lascia libera di tagliare. C'è questo pulsantino che serve per trattenere la lama ferma quando c'è bisogno di cambiarla. E a quanto pare il goniometro è piuttosto resistente, robusto. Me lo aspettavo di plastica, invece è di metallo. Graduato, 0,45 gradi. C'è qui una tacchetta che ci permette di impostare i gradi desiderati. Sembra tutto abbastanza sorprendentemente
robusto. Tenendolo tra le mani, sinceramente, mi dà una buona impressione. Non me l'aspettavo. Bello, robusto, pesante, resistente. Sono colpito in modo positivo. Come vediamo da questo lato, la macchina monta dei dischi abrasivi, tipo quelli del flessibile, per capirci. E in effetti la macchina in sé ha un po' l'aspetto di un grosso flessibile montato sopra una morsa. Vediamo se riusciamo a fare dei tagli puliti e magari testiamo anche un po' la precisione del goniometro per vedere se riusciamo a rispettare gli angoli. Eccoci alla fine del video, amici. Avete visto questa macchina in azione e adesso ne conoscete pregi e difetti. Diciamo che è una macchina che, se intendiamo farne un uso intensivo, sicuramente non fa per noi, però se la usiamo sporadicamente per tagliare del metallo, magari il costo-beneficio potrebbe essere adatto a noi, senza comunque escludere l'eventualità di un upgrade nel momento in cui dovessimo avere esigenze superiori. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, una bella zampata sul mi piace, iscriviti al canale e spunta la campanellina, così non ti perdi i prossimi video. Iscriviti anche al mio canale Telegram, perché nei prossimi giorni pubblicherò delle occasioni che trovo sul web che possono essere utili sia per me che per te. Quindi iscriviti, lo trovi sotto. Non voglio più dilungarmi, quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!